dalle pallone sulla sinistra con il Vicenza che può andare alla cross, parte sul secondo palo, Burrai prolunga di testa e poi Cicizzola non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Vediamo se l'arbitro farà battere il calcio d'angolo con il Vicenza che cerca di recuperare in fretta il pallone, il tempo sta per scadere, l'arbitro farà battere il calcio d'angolo e poi fischierà la fine. E arriva in area anche il portiere del Vicenza, 50-0-1, sicuramente ci sono frizioni dentro l'area di rigore per quest'ultima palla che può valere il punto per il Vicenza o i tre punti per il Perugia. Sta per fischiare Manganiello, anche Grandi, vediamo se Chicchizzola accenna l'uscita, calcio d'angolo che sta per battere proprio Filippo Ranocchia, pallone al limite dell'area, Giacomelli con il destro, occasione ancora per il Vicenza, parata da Chicchizzola e l'arbitro dice che può finire così. È finita con la parata di Chicchizzola. Mamma mia, che faticata. Assolutamente tre punti d'oro per un Perugia, non si può far soffrire così perché c'erano le condizioni di stare più tranquilli, ora è tutto finito, però quanta sofferenza per migliorare una classifica che comunque resta davvero molto importante. Allora io direi proprio con Giordano Baccarelli che